We'll be right back.
notte, sì, bello. Sì. Apriamo, che ci andiamo? Sì. Ok. Bravissimo. Piano per le scarpe. Porto io? Sì. Manina piccolina. Piano. Bravo. Bravo. Certo. Ale. Come sei bello. Che ometto. Ho lasciato Alessio, ogni volta che lascio Alessio all'asilo, per me è proprio, ci sto male, poi mi sento la casa vuota, ma vabbè, sono cose normali, va bene. Io guido, stacco il telefono e vado a fare la spesa, a dopo. Ale, che fai? Mangio. Mangi la mela? No. Ma lo sai che dobbiamo sbucciare la mela? Mm? Sì? Mica sei un bruchino. Non sei un bruchino. Va bene, te l'ho fatta scavare per fartela vedere dentro. Vedi? Cosa? La sbucciamo? Sì. Sì? Facciamo la pappa pura di mela? Mm? La mamma già te l'ha preparata. Comunque questo è questo il colore della mela dentro, bianco. Sì. Sì. Ma di fare tutta la pappa tu? Tu è verde. È verde, è gialla la mela. È di colore giallo. È colore giallo. Sì, ed è rotonda. Quindi è come una palla, vedi? È come una palla. È come una pallina. È una pallina, guarda. Però non si gioca con il cibo, lo sai. È una pallina. Sì, infatti. Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi per me è lunedì ed è stata una giornata proprio... è stata una giornata emozionante. E Alessio? Ha frequentato il primo anno di asilo, è vero, questo bimbo? Il primo anno, due, dice sempre due. E niente, stamattina l'ho accompagnato all'asilo, tra l'altro l'abbiamo dovuto, cioè l'ho lasciato al portone, poi è venuta la maestra con il bidello e l'hanno portato. Per me è stato, sinceramente, mi sono sentita... come un senso d'abbandono, ecco. Mi ha fatto veramente male lasciarlo all'asilo, anche perché comunque sono passati tanti anni fino a quando è andato l'altro. No. Sì, sono abituata a vedere queste cose qua, però cioè, secondo me non ci si abitua mai. Poi non so, ho avuto di lui una gravidanza molto, ma molto delicata, quindi il fatto che mi sono separata in questa maniera oggi per me è stato proprio un senso di abbandono. Poi è sempre stato con me, non li ho mai lasciati da nessuna parte. E niente, sono stata proprio così, poi non vedevo, non, anzi, come è arrivata le 12, no, l'altra frutta non si prende, mamma, poi sono arrivate le 12 e sono andata di corsa a prenderlo. Sì. La sbucci, oh, mamma già abbia fatto merenda, facciamo doppia merenda oggi. Mi sono già preparata la cena per questa sera, ho fatto i fusi di pollo, però più tardi lì in forno, e poi ho fatto, vabbè, una pizza rustica, oddio, non li vedo, ho fatto una pizza rustica semplice, avevo un po' di pomodoro e una mozzarella che mi era rimasta in frigo, e ho detto, butto in teglia, e quindi già mi preparo la cena. Quindi sono
6 meno un quarto, anzi già accendo il forno, fino a quando si fa, così almeno hanno il tempo i bambini di cenare, di fare la doccia, mettere il pigiamino, vedere due cartoni, due biberon a tutte e due e Ninna. Sì, che mamma tra virgolette stasera deve pure stirare, quindi me li stiro stasera i panni e santa notte. Qui ho fatto già la pappa di mela, l'ho preparata qui al bimbi, ora la devo mettere in una ciotola, gli faccio fare la merenda a Mattia e do un pochettino pure ad Alessio perché prima ha voluto fare la scoperta della mela, voleva vedere proprio com'era la mela, cioè lui sbuccia sempre queste cose con me, però voleva vedere morticchiando e glielo ho fatto, comunque l'ho lasciato fare. Quando sto io vicino le lascio fare queste cose, anche perché mamma, ma metti a posto, questo è vetro. Lascio fare queste cose, insomma. Invece Mattia, niente, Ninna non ha voluto proprio fare. Di che colore è il limone? I limoni sono gialli, bravo. L'altra volta diceva sempre verdi, meno male. Mio figlio ogni cosa dice che o è verde o è rosso. E niente. Insomma, ho passato questa giornata in lacrime. Spero che domani va bene. Inizio a accendere il forno. Ah, sì, vado solo a passare il disinfettante nel bagno. L'ho fatto già stamattina, però io poi il pomeriggio passo solamente il disinfettante solo ai sanitari, così giusto perché comunque siamo in tanti a casa, è giusto. Poi l'unica donna sono io. Si sa, i maschietti, vuoi o non vuoi, possono essere puliti quanto vogliono, però uno straccio con un po' di disinfettante non fa mai male, quindi poi questa è una mia abitudine che ho sempre, quindi cioè, sono contenta di avere questo tipo di abitudine qua, anche perché comunque ho tre bagni in casa e insomma ci sta. Va bene, io inizio a preparare la cena, inizio ad accendere già il forno alle 6:30. Così. Alle 6:30 vado a prendere mio figlio a calcetto. Insomma, oggi è una giornata entredesh. Abbiamo iniziato a fare come entro, devo uscire e andare a prendere l'altro figlio, quindi sto sempre in macchina. E va bene, ci vediamo dopo. Allora, è il giorno dopo. Ho già portato Alessia all'asilo. Meno male, stamattina capricci proprio pochettino perché non vuole il grembiule. Poi vabbè, ha visto l'altro bambino di piangere, è attaccato pure lui a piangere. Comunque è andata. Qui alle 12 lo vado a prendere. Mo mi do da fare. Inizio a fare i piselli, così quando vengono pure i ragazzi trovano già il piatto pronto. E mi gironzolo un po' in casa a fare qualcosina. La lavatrice sta andando, l'asciugatrice sta andando. Devo stirare perché ieri non ho stirato più. Quindi mo mi vado a lavare per bene il bagno di sopra. Mo vado prima a cucinare, così già loro vanno e io mi faccio qualcosina. Poi faccio giocare un po' Mattia, perché poi l'ora dei giochi suoi non faccio nulla in casa, mi dedico solo a lui. E niente. E questa è la mattinata, sicuramente salterà un po' così. Va bene. Ci vediamo dopo.
Allora, per me sono andata a preparare due zucchine, le ho tagliate a cubetti. Ops, le ho tagliate a cubetti. Ora le vado a mettere le spezie, ci metto zenzero, una bella cipolla, un pochettino di noce moscata, voglio provare. Oggi vado di noce moscata e niente, vabbè, un pizzichino proprio di sale, anzi non lo metto proprio perché comunque sono a dieta e sto proprio eliminando il sale del frutto. Quindi oggi mangio 200 grammi di zucchine e non fate di più, che me ne mangio pure stasera così non cucino un'altra volta, e ci vado a mettere pure 175 grammi di tonno. Ovviamente c'ho il tonno in scatola e niente, quindi ne faccio un po' di più per stasera. Ora mi inizio pure ad anticipare la cena per stasera, così non, oggi c'ho il pomeriggio libero, voglio iniziare a fare qualcosina di pulizie nel mio armadio, voglio mettere un po' di roba estiva da parte e niente, poi ci vediamo nel video. Mattia, che fai? Lavi i piatti? Mattia, va bene. Che bel gioco. Che bel giochino. Lavi tu i piatti allora oggi a mamma? Mattia. 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 Ehi, no, te piace fare cicca cicca con l'acqua. Ecco, arriva anche Alessio e siamo a posto. Lavate i piatti a mamma? Sì. Sì? Ok, c'ho due aiutanti. Cosa uscirà fuori ora? Ale? Andiamo a fare la doccia, va?